Vogliamo dedicare la nostra anteprima ad una storia particolare, una storia importante, la definiamo noi. È la storia di un giovane uomo, tra l'altro anche molto avvenente secondo le donne, che dopo aver indossato per diversi anni la divisa di agente di polizia, ha deciso di ordinarsi sacerdote. Siamo a Roggiano Gravina, piccolo centro in provincia di Cosenza, per raccontarvi la storia di un ex poliziotto, oggi Don Ernesto Piraino. Il nuovo viceparroco Don Ernesto Piraino, cosa ne pensa? Ah, tutto bene, è bravissimo. È una persona meravigliosa, abbiamo avuto modo di conoscerla già in precedenza per la sua permanenza a Roggiano ed è una persona abbastanza affidabile per quel che abbiamo avuto modo di vedere, molto concreta anche. Ho seguito tutta la sua, diciamo, storia e credo che è una persona che ha avuto molto coraggio a fare quello che ha fatto, perché comunque ha lasciato un posto di lavoro, una famiglia, la sua fidanzata. Per me è una persona da ammirare. È bravo, è bravo. Non io parlo, sì, bravo, bravo. Ernesto Piraino, oggi 38enne sacerdote di Dio. Dopo quasi 18 anni nella Polizia di Stato comprende che il Signore lo chiama d'altro. La nuova vita è cominciata ufficialmente l'11 febbraio, in un duomo affollatissimo di parenti, amici e colleghi. L'arcivescovo di San Marco Argentano Scalea, Monsignor Leonardo Bonanno, lo ha nominato vicario parrocchiale della chiesa San Pietro Apostolo di Roggiano Gravina. Certamente è stata la giornata più bella della mia vita. Il giorno della mia ordinazione sacerdotale, tanto atteso per lungo tempo, perché la storia inizia qualche anno fa, nonostante la mia vita sembrava aver preso una direzione diversa, una piega diversa, grazie al lavoro, agli affetti, eccetera. Il Signore comunque aveva un'idea ed è riuscito a portarla a compimento, nonostante gli impedimenti umani, nonostante, chiamiamole così, le circostanze non esattamente favorevoli. Del suo intenso passato non rinnega nulla. Ernesto aveva una vita piena e realizzata, era fidanzato, i suoi anni trascorrevano tra ricche soddisfazioni professionali. Era un ragazzo come tanti, pieno di vite e sogni nel cassetto, un giovane con le idee chiare, sapeva quel che voleva. Dopo il conseguimento della maturità classica lascia il suo paese natio e si trasferisce in Germania, dove vive un'esperienza lavorativa. Nel 1999 supera il concorso d'agente della Polizia di Stato. La professione lo condurrà in diverse città d'Italia e caratterizzerà gran parte della sua esistenza. Nulla lasciava presagire quel che sarebbe accaduto a distanza di anni. Il primo segno è stato l'amore per l'Eucaristia. Io nel 2006 ero educatore all'interno di una parrocchia del Regino, a Scilla per l'esattezza, e nel 2006 lì nacque l'adorazione eucaristica perpetua. E davanti a Gesù, giorno dopo giorno, mi rendevo conto che qualcosa dentro di me si muoveva. Il Signore mi stava facendo capire che la mia felicità risiedeva altrove. C'è stato un episodio su tutti che poi lo ha portato a dire quel sì decisivo che oggi lo vede parroco qui a Roggiano Gravina. Mi trovavo a Messina, mia città, se vogliamo, di elezione, perché ho lavorato lì dal 2002 all'anno scorso, ed ero nel seminario di quella diocesi dove andavo alcune volte a studiare con i miei compagni di università. E mentre mi trovavo in cappella, erano circa le 10 di sera, pronto per pregare la compieta, ecco, qualcosa è avvenuto, qualcosa nel mio cuore si è mosso in maniera importante e ho capito che non era più il caso di temporeggiare. Bisognava scegliere e farlo subito.
Oggi Don Ernesto è gioioso e pronto per vivere questa nuova avventura. Al mondo, soprattutto ai giovani, vuole estendere il suo invito. Sono convinto che il Signore ancora oggi continui a chiamare, a scegliere in mezzo ai suoi giovani tante persone da indirizzare a un cammino di santità, che sia esso matrimoniale, sacerdotale o di vita consacrata, ma certamente il Signore ieri come oggi continua a chiamare. E allora innanzitutto vorrei spendere la mia vita per loro. Allora, questa era la nostra anteprima dedicata alla figura di Don Ernesto Piraino, viceparroco di Roggiano, che noi ovviamente salutiamo, così come salutiamo tutta la sua comunità, ma di un'altra comunità, quella di cui vogliamo occuparci oggi, è quella dei tantissimi, centinaia, migliaia di lavoratori dei call center. Una vertenza questa che seguiamo ormai da tempo, che ci ha appassionati noi, in un paese che fonda i propri diritti costituzionali in primo luogo sul lavoro, siamo in prima linea, siamo al loro fianco. E questa è la nostra copertina. E diamo voce ai sindacati, a coloro i quali si battono da prospettive diverse e nel corso di questa trasmissione capiremo quanto diverse per i diritti di questi lavoratori. Buonasera Rosaria. Buonasera a te e buonasera a tutti gli amici telespettatori che ci seguono anche oggi. Salutiamo subito Francesco Canino, segretario regionale FISTEL CISL. Buonasera a lei. E Pietro, andiamo... Lasciamo un attimo il collegamento affinché si perfezioni con Agostino, coinvolgiamo subito però il segretario della FISTEL per avere un punto della situazione e poi sentiamo Agostino con i suoi ospiti. Allora, segretario Canino, ci illumini. La situazione, noi l'avevamo lasciata, era critica circa un anno fa. Diciamo, sembrava potersi, come dire, aggiustare un po' fino a qualche mese fa, adesso riaffiorano le tensioni. Che sta succedendo? Beh, diciamo che questo mondo è un mondo in continua fibrillazione. Noi che ci operiamo dentro siamo chiamati continuamente ad andare a risolvere situazioni di crisi. Diciamo che dall'anno scorso ad oggi poco è cambiato, ma quel poco che è cambiato in peggio, nel senso che noi ci siamo già occupati della vertenza Almaviva quando si parlava di altre situazioni. Nel frattempo, da un anno a questa parte, si è aperta una nuova vertenza su quell'azienda che ha avuto risonanza a livello nazionale, perché se ne è parlato ampiamente anche nei TG nazionali, che ha riguardato, diciamo, i lavoratori di Almaviva, Roma e Napoli, che l'azienda ha deciso di chiudere queste sedi. Quindi ci siamo trovati con quasi 2.600 lavoratori con una procedura di licenziamento aperta. C'è stata una trattativa difficilissima al Ministero, dove addirittura sono intervenuti anche i segretari confederali di CGL, CISL e UIL, che insieme ai segretari delle nostre categorie
e insieme addirittura al ministro Calenda, al vice ministro Bellanova, hanno cercato di fare un'ultima mediazione su quella vertenza. Purtroppo, come penso molti sapranno, non è andata a finire bene, perché alla fine il tavolo si è spaccato, c'è stata una sede, l'RSU di Almaviva, per quanto riguarda la sede di Roma, che non hanno accettato l'ultima mediazione proposta, e quindi oggi sono già dei lavoratori licenziati, parliamo di 1660 lavoratori. I lavoratori di Napoli invece hanno avuto un'opportunità, cioè hanno scelto di prolungare la trattativa per qualche altro mese per trovare delle soluzioni. Ma in questa situazione, che magari ha avuto epiloghi diversi, qual è il minimo comune denominatore? È che oggi sostanzialmente questo mondo, il nostro mondo, il mondo di questi lavoratori che fanno un lavoro difficilissimo, un lavoro stressante, un lavoro magari pagato poco, si trovano davanti ad una scelta quasi continuamente, che è quella di dire: vuoi continuare a lavorare? Per continuare a lavorare devi rinunciare ai tuoi diritti, o peggio ancora devi rinunciare al tuo salario, a quello che già, voglio dire, ti spetta. Segretario, come si riverbera questa vicenda, la vicenda romana, la vicenda napoletana, la vicenda siciliana, con la vicenda calabrese, sulla vicenda calabrese? E certo, si riverbera perché è tutto collegato, cioè voglio dire, se noi oggi vediamo cosa è successo in Almaviva, perché il fatto più dirompente per il nostro settore, per tutte le aziende, non è tanto il licenziamento dei lavoratori di Roma, no? Che magari anche affronteremo, ma quello che è successo a Napoli, cioè i lavoratori di Napoli, le RSU di Napoli, si sono dovuti assumere una grande responsabilità per salvare 600 lavoratori, va bene, quasi 700, hanno dovuto sottoscrivere un accordo che oggi è al vaglio referendario dei lavoratori, dove hanno dovuto ridursi i diritti e hanno dovuto ridursi lo stipendio. Cioè, voglio dire, può essere questa la soluzione ai problemi del settore? Già le altre aziende, che non sono Almaviva, bussano alla nostra porta perché anche loro hanno problemi e chiedono gli stessi interventi. Allora, qual è la nostra preoccupazione in questo momento? È che noi dobbiamo affrontare o dovremmo affrontare altre situazioni analoghe a quelle di Almaviva, che trascineranno il settore al ribasso. Cioè noi per la prima volta ci troviamo di fronte a un fatto nuovo, che per conservare il posto di lavoro bisogna ridursi lo stipendio, oppure bisogna rinunciare a quello che è un pilastro dello statuto dei lavoratori, come quello dei controlli a distanza, dove grazie anche al Job Act fatto dal governo Renzi ci troviamo le aziende che per competere hanno bisogno di maggiori controlli sui lavoratori. Noi pensiamo che onestamente quello che vivremo da qui in avanti in questo settore sarà molto, ma molto peggio di quello che abbiamo vissuto fino ad oggi, perché veramente saranno chieste ai lavoratori, a tutti i lavoratori, sacrifici enormi. Per cosa? Per continuare a lavorare. Ma può essere questa la soluzione in questo nostro mondo del lavoro? Può essere che in nome della competitività delle aziende i lavoratori debbano rinunciare ai loro diritti? Cioè, qui c'è qualcosa che non va. Il sistema, secondo noi, è in cortocircuito. E voglio dire, soluzioni come quelle trovate ad Almaviva, che hanno magari anche una loro giustificazione, vanno analizzate alla fonte, cioè perché si è arrivata a questa situazione. E adesso ci arriviamo. Una vera e propria bomba sociale, possiamo dire. Agostino Pantano da Catanzaro, ci senti? Sì, buonasera. In diretta dal Palazzo della Provincia, da dove anche noi parleremo di macelleria sociale, perché tra poco inizierà un'assemblea regionale della CGIL che noi ovviamente seguiremo intercettando alcuni ospiti, tra cui il segretario nazionale Vincenzo Colla, il segretario nazionale Angelo Sposato e il segretario prensorio Catanzaro Lamezza, Raffaele Mammolite. Ma intanto abbiamo l'occasione, appunto parlando di Almaviva, di avere con noi ospite il segretario regionale della categoria della comunicazione della CGIL, Daniele Carchidi, perché la vicenda Almaviva riguarda 350 lavoratori calabresi che per il momento non rischiano il posto di lavoro, ma temono che gli effetti della
di Napoli possa, appunto, come diceva il direttore prima, riguardarli in futuro. Che cosa contestate voi come CGIL dell'accordo di Napoli, tenendo conto, per integrazione di informazione, che la CGIL dal primo momento era contrario a questo accordo? Sì, il problema reale e vero è uno e uno solo, che ci si ritrova per l'ennesima volta davanti al ricatto di dire meglio poco che niente. E continuando così da anni, che sono pezzi di salario, pezzi di diritto, che i lavoratori rinunciano per mantenersi quel lavoro, siamo arrivati al punto che non c'è più niente da scambiare. Tant'è che eravamo rimasti ormai al limite, abbiamo azzerato negli anni tutta quella che è stata la contrattazione migliorativa fatta nel corso delle stabilizzazioni, tutti i miglioramenti che abbiamo portato nei call center in Italia. Piano piano si è tornati indietro, sempre dietro il ricatto, e i lavoratori erano costretti a accettare meglio poco che niente, si è arrivato al punto anche di toccare il contratto collettivo nazionale, cioè andare a intaccare addirittura il salario minimo garantito per il contratto collettivo nazionale. E sicuramente è lo scempio che darà via alla devastazione del settore, perché quello che è successo con l'avvertenza Almaviva, complice il governo, perché il governo, che doveva essere elemento di mediazione tra le parti, quindi tra il sindacato e quindi tra l'azienda, invece di provare a trovare una soluzione mediana che desse soddisfazione ad entrambi, ha preso la posizione dell'azienda, l'ha portata al tavolo con un out prendere o lasciare. A Roma hanno deciso di lasciare e sono finiti in mezzo alla strada, a Napoli hanno comprato 90 giorni di agonia e abbiamo raggiunto questo risultato, che aprirà una tragedia sociale in tutto il settore. Un altro nostro ospite, intanto ringraziamo il segretario regionale, è Alberto Ligato, che è il coordinatore regionale dei lavoratori della comunicazione, dei lavoratori di Almaviva. Per chiederle, nello specifico, questo accordo di Napoli, che a questo punto salterà, quali effetti provoca sulla quotidianità del lavoratore, provocherebbe sulla quotidianità del lavoratore? Allora, intanto buonasera a tutti. L'accordo che si sta sottoscrivendo in questo momento, cioè comunque sta passando anche al vaglio dei lavoratori a Napoli, praticamente cosa fa? Introduce, a parte ridurre il salario, come diceva bene Daniele prima, il segretario, a parte ridurre il salario perché ci saranno picchi di cassa integrazione al 70%, tolgono gli scatti di anzianità, quindi sia i maturati che la maturazione futura. Ma soprattutto intervengono sull'articolo 4 che citava prima il segretario Canino della legge 300, quindi sul controllo individuale. Se leggiamo bene l'accordo di Almaviva, praticamente dice che sul monitor di ogni persona ci sarà comunque la sua produttività quasi in real time, praticamente in differita di qualche secondo, e ci saranno delle persone addette che potranno visualizzare i dati personalizzati e fare colloqui individuali con il lavoratore, cioè ci sarà non il diretto superiore, perché è specificato, magari il superiore di fianco, che convocherà il lavoratore in uno stanzino e il lavoratore potrà avvalersi di un RSU, quindi io mi immagino che nella maggior parte dei casi potrebbe anche non essere contattato l'RSU, perché il lavoratore si sente comunque chiamato da un superiore, in cui in una stanzina gli verrà detto come mai il tuo collega prende 10 chiamate e tu ne prendi 5, come mai questa cosa... Poi c'è scritto che non potrà essere oggetto di licenziamento, ci sono scritte tante belle parole, commissioni. Questo accordo è fatto ad arte e il governo non ci ha messo neanche un dito di sopra, perché è scritto totalmente da Almaviva. Ma è un accordo che, oltre a ridurre quindi un salario da fame, cosa fa? Veste il lavoratore dall'inizio alla fine del suo turno di lavoro. Ecco, Agostino, tra l'altro, allora, siccome sono le 15, Agostino, sì. Allora, fermiamoci un attimo, rimanete sì. Lì, non vi muovete. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Doctor Sport, da lunedì a venerdì, solo sulla C. Al centro commerciale Le Cicale ci sono grandi offerte e grandi marche. Da Alessandra Abbigliamento troverai un vasto assortimento per tutta la famiglia e la tua casa. Abbigliamento e calzature per uomo, donna e bambino.
numerosi articoli high-tech. Un'ampia scelta di articoli per il carnevale. Offerte imperdibili e le migliori marche ti aspettano al Maxi con te supermercati. Centro commerciale Le Cicale, viale della Ferrovia, contrada Conicilla, statale 18, Jonadi, Vibo Valentia. Al sole, dalla terra, il grano volteggia nelle brezze al frusciar del vento. Sentir mediterraneo. Tra gli aromi, il sapore festeggia soave un profumo. Mezzogiorno, generoso, stringe di rosso un abbraccio. È passione. È la gioia del gusto, il trionfo dei sensi. Panificio Pastificio Colacchio. Dal 1970 produciamo il meglio. panificiocolacchio.it. Dai nostri valori di sempre nascono i nuovi prodotti a marchio Coop, nati per rispondere alle esigenze più diverse, dalla più semplice alla più specifica. In questi prodotti ci sono tutti i nostri valori: bontà, convenienza, sicurezza, etica, trasparenza, ecologia, ma anche molto di più. Questi sono prodotti fatti con amore, molto buoni e molto belli, con dentro tutta la qualità Coop di sempre. La Coop sei tu. Dal 22 febbraio anche in Calabria. Car Club, gli specialisti del 4x4. Car Club, 200 auto, pronta consegna, nuove, aziendali e d'occasione di tutte le marche. Supervalutazione del vostro usato, anticipo zero, con finanziamenti e leasing agevolati. Car Club, il più grande autoparco d'epoca della Calabria, con 300 veicoli storici in sede, con ricambi e officina specializzata in sede. Visitate la nostra sede operativa di 3.000 metri quadri, uscita autostradale di Morano Calabro. Ame Academy ha aperto le iscrizioni al corso per la qualifica professionale di operatore sociosanitario. www.ameauramediterranea.it. E allora, quale futuro per i call center? Abbiamo cercato di offrire un'infarinatura molto efficace, devo dire, di quella che è la situazione attuale. E devo dire anche che le posizioni espresse tanto dalla CISL quanto dalla CGIL riguardo l'accordo di Napoli appaiono convergenti. La domanda a questo punto sorge spontanea. Perché questo tavolo sindacale si è spaccato? Ma, a me non sembra che si sia spaccato, prima di tutto. Vediamo. Mi sembra ragionare. Certamente, io per quello che ne so io, e non può essere sicuramente smentito, per quanto riguarda la vicenda di Napoli, c'è un accordo sottoscritto dalle RSU di tutte le sigle sindacali, le RSU, perché le strutture politiche non hanno firmato l'accordo, quindi questo è bene specificarlo, perché non è un fatto da poco, no? Quindi voglio dire, le strutture, le RSU, quindi i rappresentanti aziendali, hanno siglato l'accordo di Napoli e lo hanno siglato tutti. Poi stanno andando dai lavoratori a chiedere un consenso attraverso un referendum. Quindi sulla vicenda dei call center, a me non sembra che ci sia stata una spaccatura fra le parti, perché la vicenda, sia quando è stata al Ministero, sia quando è stata portata, in questo caso voglio dire, al tavolo di Napoli all'RSU, comunque ha trovato una convergenza delle organizzazioni sindacali rispetto alla tematica. Quindi a me la spaccatura assolutamente non risulta. Certo, poi ci possono essere a livello, voglio dire, di come affrontare alcuni nodi che noi abbiamo oggi in questo settore, ci possono essere delle divergenze, neanche molto significative, ma comunque ci sono, rispetto a come approcciare a certi tipi di problemi. Io faccio un esempio. Sì. È stata posta la questione dei controlli a distanza. Per tutti, sia per la CISL, sia per, magari, questo è risaputo anche per la CGIL, esiste un problema rispetto al fatto di andare a derogare rispetto ai controlli a distanza, al famoso articolo 4 della legge 300 del 1970. Però
C'è da dire una cosa. Su questa materia è intervenuto il governo, lo vogliamo dire oppure no? Allora, in che situazione siamo noi oggi? Noi siamo in una situazione in cui il governo ha già stabilito alcune cose. Che è quello di che quello che prima non si poteva fare, cioè il controllo individuale sul lavoratore, oggi è già consentito. Qual è il ruolo del sindacato oggi rispetto a prima? Che comunque è molto più depotenziato, perché io devo solo andare a stabilire come questo controllo individuale, che prima era vietato, oggi viene fatto. Cioè tutti gli accordi che noi abbiamo fatto sui controlli a distanza prima del Job Act, su cosa vertevano? Vertevano su come andare a verificare sempre i dati dei lavoratori, però tenendoli aggregati a livello di macrogruppi, okay. Quindi mai sul singolo. Oggi invece si scende per la prima volta sul controllo individuale. Segretario, abbiamo una telefonata. Sì. Allora, buonasera, con chi parlo e da dove chiama? Dovrebbe abbassare l'audio della TV. Pronto? Mi sentite? Sì, dovrebbe abbassare l'audio della TV. La TV è completamente abbassato. Buongiorno. Prego, okay. Mi sentite? Sì, la adesso sentiamo. Sì, forte e chiaro. Prego. Adesso forte e chiaro. Buongiorno. Sono intervenuto per un semplice fatto che vorrei chiedere al sindacato il perché non i rappresentanti di questa categoria in particolare, ma perché i sindacati regionali Covello, Biondo e l'altro, sposato, si sono addormentati. Per un semplice fatto, guardate un po' cosa sta succedendo in Calabria. Il governo nazionale non ha interesse verso la Calabria, il governo regionale, l'assessorato al lavoro non è stato eletto dal popolo e quindi vengono gestiti l'assessorato al lavoro dai segretari provinciali del PD che sono all'interno della segreteria dell'assessorato al lavoro. Guardate una cosa molto semplice, il Job Act cosa ha portato in Calabria nel 2016? 300 posti, guardate Garanzia Giovani che ancora non hanno preso i soldi, guardate 25.000 lavoratori in mobilità in deroga che fine hanno fatto, 20.000 all'ingrosso modo, guardate adesso questa categoria che li stanno sfruttando, li stanno mandando al macello. Cioè io vorrei capire quando il sindacato non è più come una volta, si decide a bloccare la Calabria completamente, allora posso... in modo che nessuno si possa muovere, okay. I segretari regionali non fanno altro che dire adesso partiamo, ma non partono mai. Cioè siamo diventati, l'ultima cosa, prego. Andate a vedere adesso i bandi regionali che stanno facendo. Andate a vedere quello dell'assessorato al lavoro, i bandi regionali. Guardate, andate a vedere il bando sulle procure, quelle che è stato fatto sui tribunali, che fine ha fatto. Andate a vedere altri bandi, non c'è niente, non si muove niente. Il Job Act 300 posti, Garanzia Giovani non sono ancora pagati, addirittura forse 1.000 qualcosa, non so, 1.008. Quindi non c'è niente, quella immobilità, okay. Hanno fatto questa fine. Allora, il suo pensiero... quando allora... si sveglia questo sindacato regionale e blocca la Calabria. Allora, il suo, diciamo, la sua analisi è chiara, diciamo che è un po' troppo ricca e variegata, però l'appello finale insomma, è anche, insomma, muoveva dall'incipit, il sindacato insomma, sia... torni ad essere battagliero. E dobbiamo dire, noi abbiamo avuto il piacere di avere ospiti qualche settimana. Prego. Scusa se posso, il sindacato se lo deve conquistare il tavolo. Ok, chiaro. Noi la ringraziamo. Noi abbiamo avuto ospiti. Non glielo regalano né le trattative, nessuno. Deve bloccare e conquistarsi i tavoli e portare i punti all'ordine del giorno in modo da arrivare, se non al 100%, al 70%, al 50%, okay. Ma senza che si conquista, senza che si sta seduto sulla sedia, non conquista niente. Perfetto. Forte e chiaro. Forte e chiaro, la ringraziamo. Grazie regia. Allora. Noi abbiamo avuto ospiti sia Tramonti, sia Biondo, sia Sposato, eccetera, i quali ci hanno detto torniamo insomma ad essere battaglieri, e hanno espresso anche una posizione anche abbastanza molto forte nel corso delle ultime settimane nei confronti del governo regionale, diciamo sulla scorta di quello che anche lamentava questo nostro telespettatore. Però evidentemente ancora non basta, bisognerebbe alzare ancora di più i toni. Prima di tornare da Canino, andiamo a, Catanzaro, dove il nostro Agostino Pantano affianca al segretario Carchidi un'altra autorevole espressione della CGIL. Prego Agostino. Sì,
Sì, direttore, perché mano a mano qui dal Palazzo della Provincia da cui siamo collegati arrivano gli animatori di questa assemblea organizzata dalla CGIL in vista del referendum, dei due referendum che la CGIL ha ottenuto attraverso una raccolta di firma nel Paese, perché il Paese in questo momento vive questo psicodramma del PD sul futuro del PD, attende la data, la fissazione della data da parte del governo del referendum, però la CGIL continua la sua mobilitazione con Raffaele Mammoliti, che è il segretario del comprensorio Lamezia Catanzaro della CGIL. Il senso di questa iniziativa di oggi con il segretario nazionale Colla? Sì, intanto buonasera, buonasera al direttore e a tutti i partecipanti lì nello studio. E noi giorno 11 abbiamo avviato da tutte le piazze d'Italia sostanzialmente questo percorso di impegno e di lavoro che ci dovrà portare ad avere questa data per poter tenere i referendum. E dopodiché questa sera con il nostro segretario regionale della Calabria, Angelo Sposato, e con un componente della segreteria nazionale, Vincenzo Colla, noi avviamo concretamente il percorso e l'impegno di lavoro della nostra organizzazione territoriale in modo tale da costruire una rete a sostegno con gruppi di azione a sostegno, diciamo, del Comitato Nazionale che è stato costituito, abbiamo deciso di costituirne solo uno, formato dalla nostra segretaria generale e dall'insieme della segreteria. Naturalmente questa sera noi, in questa assemblea pubblica, nella quale appunto abbiamo chiesto la partecipazione ai giovani precari, pensionati al territorio, vogliamo avviare un percorso di impegno che ci vedrà naturalmente, diciamo, dispiegare un'azione molto diffusa nelle piazze, nelle camere del lavoro, nei comuni, e devo aggiungere che vogliamo anche animare un dibattito politico vero sia con le forze politiche anche con le forze istituzionali, perché io penso che chi si candida a governare il Paese ci debba dire qual è la loro idea del diritto al lavoro, della precarietà, dell'impianto delle tutele dei diritti. Quindi legittimamente uno si candida a governare un paese o un territorio, ma dovrebbe dire agli elettori a cui chiede il consenso qual è questa idea dell'impianto delle tutele dei diritti. A proposito di questo, segretario, io non a caso prima accennavo al dibattito interno al PD. La notizia del giorno è che Bersani, che rappresenta, come dire, l'ala più a sinistra in questo dibattito, ha detto che noi proveremo a far cambiare al governo il Job Act e a cascata anche il sistema dei voucher per depotenziare, ha detto lui questa espressione, il referendum in qualche modo, o renderlo vano e quindi che non si tenga il referendum. Qual è la risposta della CGIL rispetto a questa presa di posizione? Sì, vabbè, noi assistiamo, diciamo, con grande attenzione alla discussione politica dei partiti, perché la nostra autonomia non significa né indifferenza né agnosticismo alla politica. Noi siamo molto attenti perché riteniamo che nel Paese, quando si sposa la battaglia sociale con la battaglia politica di chi deve decidere poi nei luoghi deputati, quindi il Parlamento, è chiaro che bisogna cercare di costruire delle convergenze e di trovare delle sintesi possibili, perché altrimenti siamo in un'altra fase. Quindi guardiamo con grande interesse, con attenzione, diciamo, con la nostra posizione. Noi riteniamo delle cose molto chiare e molto precise. Prego. Allora, segretario. Sì. Allora, torniamo un attimo indietro, perché noi vogliamo fare informazione. Molto spesso anche le domande più banali danno però le risposte più significative. Perché se parliamo di iniziativa referendaria, no? Qualcuno potrebbe dire: come, abbiamo già fatto le trivelle, abbiamo fatto la riforma costituzionale. Allora, cosa promuove la CGIL? Spieghiamolo in maniera proprio didascalica. I due referendum che sono passati. Sì. Allora, la CGIL nazionale, di fronte alla ostinazione di un governo che per supponenza culturale, costituzionale della cultura del lavoro, ha voluto a tutti i costi imporre questo Job Act, distruggendo l'impianto delle tutele e dei diritti di questo Paese, la CGIL, non avendo un riferimento chiaro nel Parlamento che aiutasse, diciamo, ed evitasse che ciò accadesse, si è autodeterminata attraverso la raccolta di firme. Noi abbiamo raccolto
4,5 milioni di firme. Con queste 4,5 milioni di firme noi intanto abbiamo presentato una nuova proposta che è la Carta dei diritti universali, dove andiamo a riscrivere l'impianto della famosa legge del 20 maggio 1970 che più comunemente viene chiamato lo Statuto dei lavoratori. E oggi la vogliamo riscrivere sapendo che per la prima volta nel sindacato confederale si guarda anche alle cosiddette partite IVA, quindi ai lavoratori autonomi e non solo tradizionalmente come eravamo abituati ai lavoratori dipendenti. Accanto a questa proposta, che è una proposta di legge che noi abbiamo già presentato in Parlamento, abbiamo già incontrato tutti i gruppi parlamentari, da 5 Stelle al PD, alla Lega, a Forza Italia, tutti, e abbiamo chiesto di incardinare la legge in modo tale che il Parlamento si esprima, cioè ognuno si deve assumere le responsabilità e dire su questa proposta di legge la in questo modo, e invece noi siamo contrari o siamo favorevoli, perché è giusto dare conto anche del proprio operato ai cittadini, certo, elettori. Contemporaneamente noi abbiamo promosso due specifici quesiti, o meglio tre specifici quesiti referendari, che sono quelli sull'importantissimo, diciamo, articolo 18, sui voucher e sugli appalti. Purtroppo la Corte, uno non è stato, diciamo, ammesso, che è quello, dobbiamo dirlo, principale, è il core business un po' della nostra missione, perché l'articolo 18 sostanzialmente che cosa dice? Che un lavoratore che viene licenziato senza una giusta causa, senza una giusta motivazione, impugna il licenziamento e di fronte ad una sentenza della magistratura positiva ha diritto di essere reintegrato nel proprio posto di lavoro. Oggi con questa legge, se il lavoratore viene licenziato senza giusta causa, senza giusta motivazione, anche avendo l'autorità giudiziaria in presenza di una sentenza positiva, non ha diritto più di essere reintegrato, basta solo che gli pagano un po' di mensilità e finisce. Quindi questa parte non è stata diciamo, accettata dalla Corte, non è stata ammessa, ma noi lavoreremo perché la legge possa recuperare questo aspetto. E poi quello dei voucher. Noi non siamo contrari ai lavori accessori, ai lavori opzionali, tanto per capirci, è chiaro. Però dobbiamo dire che i voucher, da quando sono nati ad oggi, c'è stato un uso abnorme, diciamo. È utilizzato il voucher non per lavori occasionali o accessori, ma è stato utilizzato per sostituire lavoro strutturato, per sostituire lavoratori con contratto a tempo determinato, quindi ha cambiato, diciamo, quello che era lo spirito iniziale di questo strumento, perché noi riteniamo che ci sono purtroppo pure i lavori occasionali di una giornata, di due giornate, quindi è giusto. Però oggi noi chiediamo che anche questa parte venga normata in modo tale che ci sia anche un risvolto assicurativo, contributivo e quant'altro. Ma per il referendum intanto noi chiediamo l'abolizione. Sugli appalti, e concludo, che cosa avviene oggi? Un lavoratore, se dipendente dell'impresa committente, ha dei, diciamo, diritti e delle tutele. Se fa parte dell'impresa subappaltatrice o in subappalto, ha diverse tutele e diversi diritti. E questo per noi, a noi non sta bene. Noi diciamo che il lavoratore che lavora con l'impresa committente, che lavora in quelle subappalto e subappaltatrice, deve avere intanto gli stessi diritti e le stesse tutele. E aggiungiamo noi che in caso di cambio di appalto, perché ogni volta che cambia l'appalto, il lavoratore sta con il patema e dice: ma adesso questa nuova impresa chissà se mi riprende a lavorare, chissà se mi fa continuare a stare con lo stesso orario di lavoro. E noi diciamo che va inserita una clausola sociale, che a prescindere di chi poi prende l'appalto, si aggiudica l'appalto, le lavoratrici e i lavoratori all'orario di lavoro deve essere garantito. Sono cose molto semplici ed elementari. Su queste cose noi chiediamo alle forze politiche di assumersi la loro responsabilità e di dirci chiaramente come Agostino, pensa. Torneremo tra... Direttore, se torneremo, sei d'accordo, da voi, fra qualche minuto, sì. Vedo arrivare alla spicciolata gli altri ospiti. Ok, quindi vi diamo se il tempo di congediare. Sì, possiamo congediare, sì. Sì, sia Carchidi che Mammoliti. Ok, grazie a Raffaele Mammoliti, grazie al segretario Carchidi, e con Catanzaro ci ricollegheremo fra qualche minuto. Torniamo dal segretario Canino. Appalti. Beh, il problema appalti è stato molto serio per quanto riguarda assolutamente. Noi l'abbiamo affrontato, abbiamo cercato, in mancanza di una legislazione, abbiamo cercato di affrontarlo nel precedente contratto. Perché sostanzialmente anche i famosi call center lavorano per appalto delle grandi aziende. Quindi spesso cosa succedeva? Che quando c'era un cambio d'appalto, i lavoratori dell'azienda che avevano perso l'appalto si trovavano in mezzo alla strada e quindi, voglio dire, i lavoratori non seguivano il lavoro. Segretario, affinché i nostri telespettatori capiscano,
Vogliamo spiegare cos'è un appalto nel settore dei call center? L'appalto nel settore dei call center, facciamo un esempio. Io ho l'azienda Telecom che ha un lavoro da far svolgere, in questo caso il famoso servizio commerciale, il 187, l'assistenza tecnica dei suoi clienti, qualsiasi tipo di lavoro che si svolge appunto per la clientela. Allora, cosa fa l'azienda Telecom? Siccome ha un costo elevato interno, perché il costo del suo personale è più elevato e quindi si collega a quel fatto che abbiamo ascoltato prima, cosa fa? Dà una parte di questo lavoro a delle aziende esterne, i cosiddetti call center in outsourcing. Questi call center in outsourcing ovviamente hanno già di per sé dei lavoratori che, avendo un inquadramento più basso, magari anche in regola, però comunque più basso dei lavoratori Telecom, svolgono questa attività per conto Telecom a un prezzo più basso. Quindi, poi che cosa succede? Io oggi do questa commessa all'azienda Almaviva e la do a un certo prezzo. Poi, nel tempo, quando la commessa scade, faccio di nuovo la gara di questa commessa, magari non la vince più l'azienda Almaviva, ma la vince l'azienda Bramo, ecco, giusto per un'azienda calabrese. Allora, questo che cosa succede? Prima, sostanzialmente, si perdeva il lavoro in quell'azienda, quindi l'azienda, in questo caso, che aveva acquisito l'appalto, doveva assumere dei nuovi lavoratori se non li aveva, e i lavoratori dell'azienda, in questo caso l'esempio che abbiamo fatto è Almaviva, si trovavano, diciamo, senza lavoro e quindi l'azienda ammortizzatori sociali o magari licenziamenti. Su questa cosa noi come sindacato abbiamo cercato un primo intervento a livello contrattuale nel 2013, dove abbiamo per la prima volta inserito un articolo sul contratto che sostanzialmente non era molto efficace, però voleva essere un primo punto di discussione, no? Per cercare di portare avanti questa questione del problema dei cambi di appalto. Dal 2013 ad oggi c'è stata invece una legge importantissima, perché questa battaglia che è stata fatta nel nostro settore rispetto ai cambi d'appalto è stata sostanzialmente vinta, perché il governo è intervenuto con una legge che dice quello che chiedevamo noi, cioè se una commessa cambia da un'azienda ad un'altra, i lavoratori devono seguire la commessa. E ovviamente non è che quando seguono la commessa non c'è un danno, perché purtroppo la legge non è che garantisce il cambio di azienda a parità di condizioni. Molto spesso i lavoratori, per cambiare azienda, devono magari ridursi l'orario o perdere qualche altro diritto, perché poi dipende sempre dalla contrattazione che viene fatta in azienda, che stabilisce le modalità con cui avviene questo passaggio dei lavoratori dall'azienda che perde la commessa all'azienda che invece prende la nuova commessa. Quindi, voglio dire, abbiamo avuto dei primi interventi che hanno favorito, almeno nel nostro settore, il cambio di appalto. Però che cosa succede? Siccome siamo in Italia, pensavamo di aver risolto il problema, perché come siamo bravi noi italiani, fatta la legge, trovata l'inganno. Allora, che cosa si sono inventate queste grandi aziende che danno il lavoro in appalto? Sostanzialmente, per non fare questo giochetto, il lavoro prima magari se lo riprendono loro, quindi non la rimettono a gara la commessa, se la reinternalizzano e dopo 6 mesi la riesternalizzano. E quindi in questo modo non c'è il cambio d'appalto, perché non avviene un cambio d'appalto, perché è la società che se la riprende all'interno, e quindi qualche società, in maniera molto furbesca, diciamo, cerca di eludere una norma che con grandi difficoltà era stata, diciamo, conquistata attraverso questi escamotaggi, perché lo sappiamo, l'Italia è certamente il paese dove più ci si ingegna ad aggirare le norme. E questa, la stessa cosa, se vogliamo, è successa, sempre parlando del nostro settore, quando fu fatta la normativa che riguardava, per cercare di limitare il lavoro fatto all'estero. Quella normativa è rimasta completamente disattesa, perché che cosa prevedeva questa normativa? Prevedeva che l'utente che viene chiamato a casa o che chiama lui deve sapere se la sua chiamata viene gestita in Italia o all'estero. Dopo le tante riunioni fatte al Ministero dello Sviluppo Economico, dove sostanzialmente c'è stato un tavolo aperto per anni, si può dire, durato quasi 2 anni, si sono finalmente accorti che quella legge sostanzialmente non l'applicava nessuno. Come se ne sono accorti? In una maniera poi anche banale, perché
io ho partecipato a queste riunioni sostanzialmente chiamando i numeri di telefono. Cioè c'è stato qualcuno incaricato al Ministero che chiamava i numeri di telefono di queste aziende per vedere se ti avvisavano che la chiamata andava bene. E è stato scoperto così, perché non si fidavano di noi, perché glielo dicevamo, guardate che non avvisa nessuno, hanno scoperto l'acqua calda, diciamo noi, no? E quindi sono corsi ai ripari, quindi hanno migliorato quella norma e hanno inserito alcuni elementi, tipo che il cliente deve sapere prima di arrivare diciamo, direttamente dall'operatore di call center se la chiamata è all'estero oppure rimane in Italia. Quindi deve avere la possibilità di scegliere attraverso la selezione col tastierino numerico. Sì. Quindi questo è stato un intervento che è stato posto in essere. In più si è intervenuti anche sulla questione delle sanzioni, perché l'impianto sanzionatorio di quella vecchia legge non era mai partito. Quindi voglio dire, pure che scoprivano qualcuno, non sapevano che cosa gli dovevano fare. Quindi, visto che non c'era la sanzione, le aziende trasgredivano e non venivano sostanzialmente mai punite. Quindi voglio dire, anche su questo si è fatto un lavoro, si è intervenuto e si sono ottenuti sicuramente dei risultati importanti. Però qual è il minimo comune denominatore di tutte queste vicende? Perché se noi le guardiamo nel loro insieme, che cosa ci dicono? A me dicono una sola cosa, cioè che effettivamente si fanno le cose, diciamo, un po' più sulla base di un'esperienza teorica piuttosto che di un'esperienza pratica. Cioè voglio dire, chi spesso legifera non è a contatto con la realtà delle cose, ma magari si fida del professore, voglio dire, plurititolato, che non mettiamo assolutamente in dubbio i titoli. Però a volte, insieme ai titoli, bisognerebbe andare ad approfondire come si svolgono certi tipi di attività, perché anche la questione del Job Act, che tutti critichiamo, oggi chi ha veramente messo in ginocchio il nostro settore non sono quelle cose che abbiamo sentito fino ad oggi, cioè sono i famosi incentivi per l'occupazione che sono stati dati nel Job Act. Segretario, è un argomento molto delicato che sviluppiamo subito dopo l'interruzione pubblicitaria. Quindi linea alla regia. Sono 14 gli arresti eseguiti dalla Polizia di Stato di Catanzaro e dal Servizio Centrale Operativo di Roma a finire in manette esponenti di spicco delle consorterie Iannazzo e Cannizzaro da Ponte attive nell'Ametino. Gli stessi erano già stati tratti in arresto nell'ambito dell'operazione Andromeda condotta dalla squadra mobile di Catanzaro il 14 maggio 2015. Il segretario Magorno dovrà tenere il fiato sospeso ancora per poco. La sua speranza di mantenere il massimo possibile di esponenti PD dentro il partito sembra essere stata esaudita. Ad uscire tra i big dovrebbero essere soltanto Nico Stumpo e Doris Lomoro. Per il resto i calabresi dovrebbero rimanere nel partito, seppur con posizioni diverse. Lo scacchiere, tuttavia, si potrà delineare in modo preciso non appena si entrerà nel vivo delle manovre per il congresso, iniziato ufficialmente con la direzione nazionale che ha dato il via libera. Roberto, ieri è successo qualcosa di grave. È scattato qualcosa in te che ti ha fatto prendere la decisione di suicidarti in diretta Facebook. Ci vuoi raccontare? Ritengo di non poter pagare più un centesimo. Sono un imprenditore da 30 anni. E praticamente gli studi di settore mi hanno assassinato. Io penso che figlio non c'è altro sistema, io non riesco a pagare il certificato, anche perché su una società portare in bilancio una perdita di 400.000 euro significa che dopo domani c'è un amministratore esterno che è posto mio e non sono stato in grado di amministrare la società. Il ricalcolo della TARSU, la tassa sui rifiuti, operato dal comune di Vibo Valentia a carico delle imprese della diportistica di Vibo Marina, rischia di distruggere per sempre un'intera economia. Io penso che, essendo a buon punto, nel giro di un mese è completato, un mese e mezzo è completato. Così prometteva il sindaco di Vibo, Elio Costa, il 25 gennaio scorso. L'aggiornamento del piano di protezione civile, ad oggi non è ancora realtà. Opinioni. Parla la Calabria.
Venerdì ore 20:45 solo sulla C, canale 19 del digitale terrestre. È proprio qui, dalle sorgenti della Sila, che sgorga l'acqua oligo minerale Fontenoce. Leggera per il suo basso residuo fisso, con poco sodio, pura per i suoi bassi nitrati. Sicura perché controllata ogni ora in laboratorio. Grazie alle sue naturali virtù, l'acqua Fontenoce è indicata per l'alimentazione dei neonati, con l'approvazione del Ministero della Salute. Da oggi è disponibile anche nel nuovo formato in vetro ad un litro, dedicata a tutte noi e ai nostri bambini. Oro Cash. Gioielli rigenerati uguali al nuovo, ma a metà prezzo. Oro Cash compra e vende diamanti. Inoltre servizio di laboratorio per ridare splendore ai tuoi vecchi gioielli. Per conoscere l'Oro Cash più vicino a te nella provincia di Cosenza, chiama il numero verde 800 810 361. Ora si parla solo di Oro Cash. Dai nostri valori di sempre nascono i nuovi prodotti a marchio Coop, nati per rispondere alle esigenze più diverse, dalla più semplice alla più specifica. In questi prodotti ci sono tutti i nostri valori: bontà, convenienza, sicurezza, etica, trasparenza, ecologia, ma anche molto di più. Questi sono prodotti fatti con amore, molto buoni e molto belli, con dentro tutta la qualità Coop di sempre. La Coop sei tu. Dal 22 febbraio, anche in Calabria. Allora, torniamo a Catanzaro, dal nostro inviato Agostino Pantano, che è con i segretari CGL Sposato e Colla. Agostino. Sì, dal Palazzo della Provincia di Catanzaro, appunto, dove tra poco comincerà questa assemblea pubblica sul tema del referendum, dei due referendum promossi dalla CGL. Con noi il componente della segreteria nazionale della CGL, Vincenzo Colla. Per dire, siamo in attesa che il governo fissi la data del referendum, eppure la mobilitazione della CGL continua nel paese. Sì, ovvio che continua. Il governo abbiamo chiesto la data anche perché penso che sarebbe sbagliato scherzare con la democrazia. Quest'idea forse, penso che non sia, speriamo non sia così, di dare la data all'ultimo minuto e di far votare ovviamente il primo minuto sarebbe sui temi del lavoro una cosa sbagliata, perché questi referendum non sono più della CGL, sono del Paese. Abbiamo bisogno che si discuta di lavoro, che si discuta liberamente, anche con opinioni diverse, ma la partecipazione deve essere un grande fatto democratico. Il fatto che non ci sia ancora la data è sbagliato ed è per questo che oggi noi qui a Catanzaro continuiamo a dare le nostre opinioni, le nostre valutazioni per far votare due sì e fare una grande operazione democratica dal basso. Segretario, nelle ultime ore Bersani ha in qualche modo depotenziato il valore sociale, simbolico del referendum. Ha detto che faranno in modo, come componente del PD, di chiedere al governo una revisione del sistema dei voucher e del Job Act in generale. Ma per non fare il referendum bisogna fare delle leggi. E bisogna fare delle leggi che vadano bene alla Corte Costituzionale. Quindi ci mancherebbe, se fanno delle leggi noi siamo contenti, ma ho il timore che quel Parlamento non abbia la testa e la cultura per modificare, togliere di mezzo i voucher, togliere di mezzo gli appalti che ormai sono un fatto di civiltà del lavoro, ed è per questo che noi con la nostra gente e in mezzo alla gente proponiamo il merito del fatto che tanta precarietà così con dei voucher, non si fanno prodotti di sviluppo, si fanno prodotti precari e si fa una società che non è basata sul lavoro ma è basata soltanto sul mercato e sullo sfruttamento. L'obiezione culturale e politica del renzismo del governo in generale è questa: i voucher c'erano anche prima del governo Renzi. Beh, c'erano anche prima, sì, però qui sono state alzata la soglia, dai 5.000 è stata portata a 7.000 e poi però prima venivano utilizzati da una dimensione 130 milioni oggi, mentre invece prima erano soltanto poche migliaia. Quindi una dimensione così non c'era prima, c'è adesso, che vuol dire che io sto progettando nei luoghi di lavoro la più alta precarietà mai vista nella storia di questo Paese.
fermiamoci, non si può pensare di avere lavoratori che pur di lavorare accettano questi voucher perché altrimenti non si sa cosa gli può succedere. Noi non possiamo permetterci di avere i giovani che dopo aver studiato una vita prendono i voucher o se le vanno dal nostro paese. Il più grande investimento pubblico nella conoscenza e nel sapere lo consegniamo alla Merkel, agli americani, oppure pensiamo di tenerli pagandoli in voucher. È un modello di sviluppo che non regge. Lo avevamo annunciato prima, direttore, il segretario regionale della CGIL, Angelo Sposato, che ovviamente parteciperà a questa assemblea pubblica. Nelle scorse settimane, come segreterie confederali, CGIL e CISL, avete suonato la carica rispetto alla regione, al governatore Oliverio. Avete in qualche modo fatto capire che se ci fosse stato un clima da luna di miele, questo clima è finito. Che risposta avete avuto dalla regione? Ma noi abbiamo detto l'altra volta, l'abbiamo detto anche al Senato qualche giorno fa, noi abbiamo lavorato in questi mesi per fare anche proposte rispetto a quello che dovrebbe essere un piano di sviluppo e per il lavoro in Calabria. L'altro giorno c'è stata questa conferenza stampa del Presidente alla quale noi non abbiamo partecipato perché c'è una visione differente rispetto a quelle che sono le strategie di crescita della Calabria. Noi abbiamo in mente una visione della Calabria che punti su alcune eccellenze, sul lavoro, ma sul lavoro vero e non sui tirocini formativi. Abbiamo fatto questi tavoli tematici che ad oggi purtroppo non hanno sortito granché, tant'è vero che l'altra volta facendo una battuta abbiamo detto che questi tavoli rischiano di diventare tavoli da ping pong perché non prendono poi decisioni. C'è un tavolo sulla Calabria, sul patto per la Calabria che ha costituito questa cabina di regia. Noi abbiamo chiesto tre cose anche l'altra volta al Senato. Abbiamo chiesto, uno, che si faccia una vera tracciabilità della spesa per quanto riguarda i fondi della programmazione comunitaria, per capire come, dove e quando vengono spesi i fondi europei, per fare in modo che si possano attraverso quelli poi fare dei protocolli di legalità anche con le imprese che dovranno avere anche la responsabilità sociale per assumere i lavoratori. E poi abbiamo chiesto che si facesse un piano sull'assetto idrogeologico, sulla manutenzione, ma anche sulla filiera archeologica e dei beni culturali. Siamo in attesa di avere l'8 di marzo, i primi bandi attuativi rispetto a quelli che sono i percorsi che abbiamo tracciato. L'8 avremo la possibilità di fare una valutazione specifica rispetto a quello che è stato il lavoro di questi mesi. E se da studio volete approfittare della presenza dei nostri ospiti, direttore? Sì, intanto io volevo tornare un attimo da Angelo Sposato, perché insomma abbiamo ricevuto diversi messaggi, in particolare anche una telefonata di un nostro telespettatore che invogliava il sindacato ad essere ancora più incisivo. Evidentemente la carica suonata nelle scorse settimane non è stata ancora del tutto percepita dai lavoratori. Il segretario, cosa accadrà nelle prossime settimane? Il sindacato intende alzare ulteriormente i toni? Ma intanto buongiorno direttore, no, il discorso è questo, già in questi giorni si stanno aprendo dei focolai di alcune vertenze che abbiamo comuni che sono già stati occupati da disoccupati dei lavoratori in questi giorni, dei comuni montani, Bocchigliero, Longobucco ed altri comuni della fascia cosentina. Giorno 1 ci saranno i tirocinanti della giustizia che andranno sotto la cittadella regionale, sta creando un clima di mobilitazione, abbiamo detto che metteremo insieme tutte le vertenze che ci sono e tutte le categorie stanno lavorando confederalmente anche da un punto di vista unitario, è probabile che se non ci saranno risposte andremo a quella mobilitazione in un arco temporale che sarà definito a livello unitario ma che sicuramente ci porterà a una mobilitazione generale nei prossimi mesi. Ecco, volevo sentire anche invece da Vincenzo Colla che idea si è fatto di questa regione, di questa Calabria. Sì, tra l'altro il segretario è reduce da un piccolo tour, in mattinata è stata anche a Vibo, insomma. Sì, lo sappiamo, abbiamo letto qualche agenzia. Sì. Sì, è una regione che ha un potenziale enorme, sono stato in un centro di ricerca ENI, di giovani ingegneri, una capacità di progettare e c'è una novità. Noi pensiamo che con 4.0 un computer sia a Milano come un computer a Catanzaro, una competenza a Milano come una competenza a Catanzaro. Quell'innovazione utilizziamola per unificare il paese, altrimenti riusciremo in un capolavoro, che pensare di essere solo al nord perdiamo tutto il paese. Catanzaro e questa regione hanno un potenziale enorme, lo dobbiamo utilizzare. Grazie a Vincenzo Colla, grazie ad Angelo Sposato, grazie al nostro inviato Agostino Pantano e a Franco Donato per questo collegamento impeccabile anche dal punto di vista tecnico. Noi ritorniamo, vi auguriamo insomma
un felice pomeriggio. Noi torniamo in studio e torniamo al nostro segretario. Dove eravamo rimasti, Rosaria? Eravamo rimasti al Jobs Act, segretario. No, eravamo rimasti al, diciamo, l'affermazione che ho fatto è che in realtà questo Jobs Act, che doveva, voglio dire, era un po' il cavallo di battaglia di questo governo, no? Che è quello che doveva risolvere un po' tutti i problemi della competitività, doveva risolvere i problemi del lavoro, quindi voglio dire, doveva ripartire un po' tutto. In realtà abbiamo visto come quegli, almeno parlo per quello che abbiamo vissuto noi, tutti quegli interventi, quei soldi che sono stati dati come sgravi contributivi alle aziende si sono, diciamo, ripercorsi in maniera molto, ma molto negativa. Perché? Perché ovviamente lavorando sugli appalti, che cosa succede? Che nel momento in cui le nuove aziende che si affacciano a fare questo tipo di lavoro, parlo del lavoro di call center, e assumono nuovi lavoratori, li assumono ad un costo del lavoro che praticamente è azzerato. È azzerato perché ci sono tutti gli sgravi del Job Act. Quindi voglio dire, partecipano alle gare e partecipano alle gare con un prezzo, voglio dire, molto ma molto più basso di quello di Almaviva, che è un'azienda che sul mercato si può dire da 20 anni. Quindi ha lavoratori che hanno, voglio dire, tutti gli scatti di anzianità, tutte le tutele, tutte le cose. Quindi voglio dire, già solo il costo del lavoro fa il 40% di differenza. Quindi da una parte è vero che abbiamo assunto delle nuove persone, magari, no? Però dall'altra parte abbiamo licenziato altrettante persone, con una differenza. Che quelle persone che noi stiamo mettendo sulla strada, tipo i lavoratori di Almaviva Roma, avevano un contratto che gli dava ampie tutele. Questi lavoratori che stiamo assumendo oggi non li stiamo assumendo con le stesse garanzie, le stesse tutele con la quale abbiamo assunto quelli. Quindi molto probabilmente, se quelli hanno resistito 20 anni, questi secondo me resisteranno il tempo che durano gli sgravi fiscali. E quindi voglio dire, queste cose fanno parte un po' di quella disattenzione che il governo ha messo quando ha studiato queste norme, cioè non sono state effettivamente calcolate tutte le ricadute, cioè voglio dire, si è fatto un qualcosa che sulla carta poteva andare bene, però poi quando abbiamo preso questo progetto che si chiama Job Act e l'abbiamo messo in campo, abbiamo visto che lì dove ha prodotto occupazione la porta a fianco ha prodotto disoccupazione. Allora, quindi abbiamo preso una coperta e voglio dire, l'abbiamo tirata da una parte e abbiamo scoperto all'altra, cioè non abbiamo concluso nulla. Ci aiuta a capire, lei dice il governo, pensiamo che il governo, cioè lei alluda al governo Renzi. L'ha fatto lui. La continuità, cioè la continuità con il governo Gentiloni, che è, voglio dire, sotto gli occhi di tutti, viene percepita anche dalla vostra prospettiva? Non è cambiato nulla, ma veramente nulla, neanche da questo punto di vista. Che cosa è cambiato? È cambiato comunque che c'è un premier che, come dire, quantomeno nei rapporti e nel modo di porsi con le parti sociali usa toni diversi. È meno arrogante. Già un po' di arroganza e meno, in un contesto del genere, già è un qualcosa, no? Perché a parte il savoir-faire, dal punto di vista politico, c'è un'attenzione maggiore rispetto a quelle che sono le vostre rivendicazioni? Allora, certamente io prima vi ho citato gli interventi che sono stati fatti di recente, no? La verità è un'altra. La verità è che il governo Renzi, che quando è partito, voglio dire, nel suo punto massimo di forza, che lo sappiamo, coincide specularmente con la vittoria alle elezioni europee, no? Dove lui ha raggiunto un po' l'apice della sua popolarità. Ecco, siccome la popolarità dà un po' alla testa, che cosa è successo? Che in quella popolarità ha pensato di poter fare tutto da solo, diciamo, con il suo entourage, e quindi si è messo a fare di tutto di più, no? Quando questa popolarità è scesa, è venuto lui dalle parti sociali, perché voglio dire, gli è mancato il consenso. No? Perché prima voleva governare in maniera diretta, con il consenso del popolo. No? Quando però il popolo gli ha tolto il consenso, si è accorto molto probabilmente che quei corpi intermedi della società che sono rappresentati dai sindacati, che lui voleva nella sua politica anche cercare di eliminare, no? Perché dobbiamo dirlo specificatamente, noi l'abbiamo sempre denunciato questo aspetto nelle prime fasi del governo Renzi, cioè in realtà il governo Renzi stesso, dal suo insediamento, nelle prime fasi del suo processo politico,
a, voglio dire, uno dei suoi bersagli è stato proprio il sindacato, perché lo vedeva come un ostacolo. Poi si è accorto, dopo che, voglio dire, la pratica un po' gli ha fatto capire che la realtà è un po' diversa da quella che viene disegnata sulle slide o a tavolino, ha capito che molto probabilmente la competenza che ha un sindacato, in generale qualsiasi sindacato, quando si va a parlare di materie del lavoro, è tale che molto probabilmente è un'opportunità più per chi governa andare ad ascoltare le parti sociali. Poi non è che magari deve prendere tutto quello che diciamo noi, no? Però voglio dire, molto probabilmente avrebbe evitato di fare degli errori che oggi magari sta lì, no? Magari con Gentiloni a mettere a posto. Questa è la verità. Quindi voglio dire, a volte, non sempre un grande consenso, perché oggi una riflessione che va fatta è che tutti pensano che la persona sola al comando, il leader forte, è quello che risolve i problemi. E questo potrebbe essere così in una situazione ideale, no? Quando il leader fosse veramente illuminato, una persona un po', no? Che io non vedo comunque, e quindi fa le cose in maniera illuminata. Ma quando il leader poi, più che essere illuminato, comincia ad essere un po' troppo pieno di sé, finisce a fare delle cavolate come quelle che sono state fatte. Domanda politica al sindacalista. Dipendesse da lei, e alla luce di quello che ha detto, perché ho colto degli spunti di apertura nei confronti di Gentiloni, questo governo dovrebbe arrivare a scadenza naturale oppure... Secondo noi sì, perché comunque, voglio dire... Malgrado tutto? No. Malgrado il peccato originale di essere comunque una costola del governo Renzi? Noi, l'ho detto prima, noi intanto prendiamo atto di una situazione, che il governo Renzi, da come era partita, come oggi, comunque ha cambiato pelle, no? Anche se oggi si chiama Gentiloni. Cioè, voglio dire, quella chiusura completamente che ha avuto nella sua prima fase, dove sostanzialmente, adesso che lui... non gliene frega nulla sostanzialmente quello che dice il sindacato, cioè voglio dire, questa fase ormai è superata, quindi ha capito da solo che molto probabilmente in Italia c'è comunque un sindacato che ha delle espressioni di responsabilità, no? Voglio dire, che è comunque un sindacato che può aiutare i percorsi democratici rispetto a quelle che possono essere le nuove regole del lavoro. E quindi questo l'ha capito. Quindi oggi per noi, più che porci il problema se deve cadere o non deve cadere il governo Renzi, noi intanto siamo affinché il governo magari continui, ma continui a fare qualcosa di positivo. Cioè, a noi non è che interessa cambiare governo perché, voglio dire, non ci piace più il governo Renzi o chi oggi lo rappresenta. Cioè, a noi quello che interessa è che chi c'è oggi, va bene, rappresenti le istanze dei lavoratori e cominci a risanare quello che si può fare rispetto ai danni che sono stati fatti. Anche, voglio dire, è stata poca cosa, no? Però se vogliamo, da questo dialogo sociale è venuta fuori la cosiddetta APE, no? Che, voglio dire, è stata una piccola modifica a quella legge Fornero sulle pensioni. Voglio dire, magari qualcuno la definirà poco significativa. Voglio dire, io la definisco un passo in avanti rispetto a quello che avevamo prima. Ma se questo oggi è stato possibile per quale motivo? Perché comunque chi pensava di poter esercitare la sua leadership in maniera autoritaria ha capito che comunque si deve confrontare con i problemi reali. L'anticipo pensionistico però per molti è anche poca cosa. Come poca cosa? Cioè, non è tutto questo grande traguardo, voglio dire. Sì, allora, io quello che... Allora, se per, fosse, allora, il mio giudizio sul governo Renzi è critico a 360 gradi. Cioè, voglio dire... Io, così mi esprimo chiaramente, né l'ho votato e né lo voterei. Quindi, ma così sono chiaro su questo, no? Però voglio dire, io noi comunque, anche perché noi abbiamo bisogno, cioè noi non è che, se noi oggi abbiamo questo governo, noi con questo ci dobbiamo confrontare. Non è che io cambio governo a 6 mesi dalla fine della legislatura per trovarmi poi in una situazione anche di ingovernabilità mi risolvi il problema. Io dalla mia analisi dico, è meglio confrontarmi adesso con questo, va bene, che con tutti i suoi difetti ormai molto probabilmente, non lo so, sta cercando di sistemare qualcosa, secondo me sta facendo poco, anche adesso, no? Però voglio dire, non è la soluzione oggi andare a votare in una condizione dove non abbiamo una legge elettorale che ci dà le condizioni poi della governabilità. Perché se noi cambiamo Renzi con un altro, che magari sarà sicuramente meglio di Renzi, perché secondo me lo sarà sicuramente, non ci vuole molto, sono ancora più esplicito. Quindi voglio dire, se lo cambiamo, però
chiunque esso sia, in questo contesto, senza una legge elettorale, chi pensa che potrà risolvere qualche problema? No, noi ci dobbiamo intanto dare quelle regole che servono comunque a rendere l'Italia un paese governabile, magari in maniera più democratica. Io non mi scandalizzo del proporzionale, io assolutamente no, perché voglio dire, molto probabilmente non è che noi possiamo recepire i sistemi di tipo anglosassone. Noi non siamo né l'America né l'Inghilterra, dove c'è un bipolarismo, un bel mattarellum, secondo me uno dei problemi che si è creato in Italia, ma ormai da vent'anni a questa parte, è che si pensava di trasformare l'Italia in un paese bipolare cambiando le leggi elettorali. Cioè, non è che si fa così. Se comunque l'Italia è un paese variegato, dove comunque ci sono tante espressioni politiche diverse, anche con piccole sfaccettature, cioè tu non è che ne puoi non tenere conto semplicemente facendo una legge che li esclude, perché poi il problema non ce l'hai nel Parlamento, ce l'hai fuori il paese. È chiaro, segretario, mentre in sovrimpressione vediamo le immagini che ci vengono dalla provincia di Catanzaro, l'incontro organizzato sui quesiti referendari promossi dalla CGIL con Vincenzo Colla, con Angelo Sposato, eccetera, una sala che si sta via via riempiendo. Dalla non competitor, dal collega della CISL, ecco, riguardo questo tipo di iniziativa promossa dalla CGIL a livello nazionale, allora, io intanto assolutamente, io penso che comunque... Cioè lei andrà a votare, immagino. No, io devo essere... Allora, io ho sempre votato il referendum. Se poi ho un impedimento che non è però, voglio dire, un impedimento che me lo creo da solo. Cioè, se non potrò andare a votare sarà per un fatto serio. Se no, voglio dire, certamente andrò a votare. Il referendum è un modo per contrastare, voglio dire, democraticamente quello che non si condivide. Quindi io... intanto lo ritengo uno strumento legittimo per andare a aprire comunque una discussione rispetto a quel tema. Poi lo diceva anche il segretario nazionale della CGIL, non è che se interviene la legge e risolve il problema e non si fa il referendum, è successo qualcosa. Comunque quel referendum è servito a far cambiare una legge, quindi il suo valore comunque ce l'ha comunque. Il problema invece è se la legge non c'è, si va a votare, non si raggiunge il quorum, magari il problema rimane lì. E allora quello diventa il problema vero del referendum, perché a volte, siccome lo sappiamo che spesso non raggiungono i quorum i referendum, a volte affrontare il problema con il referendum può essere una buona occasione giusto per dire come la si pensa e magari per portare avanti anche in maniera abbastanza convinta quelle che sono le proprie idee. Però spesso e volentieri, ahimè, questi referendum non arrivano da nessuna parte, e questo è un problema, perché poi quando non arrivano da nessuna parte il problema rimane, questo è il punto. Allora, io, qual è la mia più grande preoccupazione? Io mi auguro che il governo intervenga per evitare il referendum, ma non perché non voglio che si faccia il referendum, perché già il vogliamo referendum vuol dire il che il problema l'abbiamo risolto, perché se poi facciamo il referendum e il referendum buca il quorum, il problema ci è rimasto e magari non avranno più neanche il vincolo del quesito referendario che gli pone comunque un'attenzione sulla questione, quindi io la vedo così. Allora, segretario Canino, siamo arrivati ormai alla capolinea anche di questa puntata, noi la ringraziamo, salutiamo tutti i lavoratori del settore dei call center e ovviamente auspichiamo che i problemi all'orizzonte, quelli che stanno investendo Roma e Napoli, non debbano mai effettivamente riverberarsi sulla nostra terra, anche se a volte il nostro destino ci appare quasi segnato, però non ci rassegniamo mai all'ineluttabilità del destino. Grazie alla segretaria regionale della FISTEL CISL, Francesco Canino, e noi ci vediamo domani.